questo gol che il numero 10 della Pavullese, Simone Zocchi, condanna il Ravenna in eccellenza, scatenando la gioia dei tifosi e l'ira dei ravennati, che è sfociata in rissa sugli spalti. Parlando della partita e della gara salvezza, si può dire che ha vinto la squadra che ha meritato, che ha giocato meglio e con più carattere. Il Ravenna entra in campo impaurito e a fine primo tempo si trova sotto per 2-0. Nella ripresa arriva il pareggio in 2 minuti con De Angelis e Gadda al 78esimo, scatenando la gioia di tutto lo stadio. Ma nei minuti di recupero che arriva la disfatta. Al 94esimo rigore alla Pavullese e Ravenna in eccellenza. Ah, è stata una vittoria strepitosa, una vittoria che va oltre ogni pensiero, incredibile per come è venuta su 2 partite contro Ravenna. Momenti delicati di 3-2, poi al 93esimo qua a Ravenna su rigore, è stata una gioia indescrivibile. Dedichiamo questa vittoria a tutti noi, alle nostre famiglie, alla società che ha fatto tanti sacrifici e basta, adesso stasera festeggiamo, dopo da domani vediamo. Comunque sì, non avete mai mollato dal 2-0 al 2-2, non è stato facile per i ragazzi, loro immagino contentissimi. È nel nostro DNA non mollare mai. Abbiamo cercato di trasmettere sin dalla panchina molta tranquillità, serenità, voglia di combattere, di lottare. Poi Gesù, nostro Signore, a quel minuto là ci ha dato una grossa mano e siamo contenti. Ha fatto gol Simone Zocchi, che ha perso il papà st'inverno per una grave malattia, quindi se lo merita tutto. E strepitosi, strepitosi tutti. È una botta pazzesca, cioè passare da uno stadio in festa per un recupero incredibile, non so in quanti minuti, in 2 minuti, sapere di essere stato protagonista a un rigore al 94esimo, peraltro mezzo rigore, insomma, mi è sembrato, è dura, cioè, dopo un'annata così è proprio come dire, proprio una ciliegina in negativo sulla torta, perché retrocedere così non si può, insomma, punti di penalizzazione che ci hanno fatto andare ai play out, poi è andata per me difficilissima quest'anno tra tante cose, tanti fattori, infortuni eccetera, sembrava troppo bello. Una sconfitta così al 94esimo forse sembrava già scritto in questo finale di stagione così difficile. Ma devo dire che sembra il giusto epilogo in una stagione veramente disgraziata. Una cosa che ci fa male, che veramente non auguro nessuno a vivere una situazione del genere, perché veramente a 30 secondi dalla fischio finale avevamo la salvezza in tasca e per un'azione, un rigore, ci troviamo qui a commentare una retrocessione che pur con i nostri pregi e difetti eravamo riusciti ad ottenere. Ma poi ripeto, il calcio è questo, in un secondo ti è sfuggito tutto di mano e purtroppo siamo qui con uno stato d'animo veramente a terra. Sicuramente sarà una sconfitta dura da digerire, perché i ragazzi hanno dato il massimo, erano riusciti a fare un'impresa storica, a ribaltare il risultato sul 2-0 e purtroppo l'esperienza non ci ha fatto resistere fino all'ultimo minuto, però io sinceramente non ho nulla da criminare questi ragazzi che hanno portato avanti un progetto sportivo in situazioni disperate, perciò a loro va il ringraziamento. Appunto, ragazzi così giovani, come hanno preso questa sconfitta così? Sarà dura e cercherò, il mio compito adesso è quella di tirarli su di murare e fargli capire che lo sport è anche questo e l'importante è fargli capire che loro hanno messo il cuore e hanno cercato di portare avanti un risultato sportivo e un progetto sportivo, anche se non ce l'hanno fatta, però di analizzare i propri errori per crescere. E per lei personalmente questa sconfitta cosa significa? Anche non si sa il futuro del Ravenna, il suo futuro può essere un addio? Io ho fallito, e quando un allenatore retrocede fallisce. Andrea Ianni per Ravenna Web TV.